Amici carissimi, ecco un'altra parabola che Gesù racconta. Questa volta non si tratta di operai, non si tratta di vigna e non si tratta neanche di povera gente. Gesù racconta questa parabola per quelli che pensano di essere arrivati nel regno di Dio, per quelli che si credono più avanti degli altri, quelli che si credono più buoni, più meritevoli della ricompensa divina. E racconta la parabola di un re che fa un banchetto in occasione delle nozze del figlio. Come si usava allora, nel momento in cui il re stabilisce la data delle nozze, manda tutti i suoi servitori a dire a tutti gli invitati il giorno delle nozze col conseguente banchetto e quindi a rivolgere l'invito ufficiale da parte del re. Poi, in genere 4-5 giorni prima, il re usava mandare i suoi servitori a prendere tutti questi invitati e ad accompagnarli fino al palazzo regale per partecipare alle nozze e al banchetto. Nel momento in cui i servitori vanno per prendere e scortare gli invitati che avevano accettato l'invito e avevano detto che avrebbero partecipato, e questi si rifiutano accampando tante scuse. Io ho i miei animali, devo fare questo, tutto è pronto, ho i miei affari, tutti ripiegati nelle loro cose. Ancora una volta sono uomini che pur appartenendo alla nobiltà vengono meno alla parola data e si curano solo dei loro affari, delle loro cose. E cosa fa allora a questo punto il re? Non vuole che il figlio suo abbia una festa di nozze senza nessuno presente. Manda i suoi servitori a chiamare tutti quelli che incontrano, che siano poveri, mendicanti, storpi, zoppi, non importa, perché il regno di Dio è per tutti. E così questi invitano tutti, e siccome si doveva avere più o meno la stessa tenuta, il re pensa di dare a tutti la stessa tunica, lo stesso abito, così sarebbe stata una bella festa. Ma uno di questi poveracci si rifiuta di indossare la veste donata dal re e quando il re arriva lo caccia via dicendo: molti sono chiamati, pochi sono gli eletti. Cosa vuole dire allora Gesù con questa parabola? Vuole ancora una volta smascherare l'ipocrisia in noi, vuole smascherare in noi la mediocrità. Noi non siamo uomini e donne di parola. Abbiamo assunto un impegno col nostro battesimo, con la cresima, con il nostro sì al matrimonio o al sacerdozio o alla vita consacrata. Abbiamo assunto degli impegni, ma poi dinanzi alle piccole cose di ogni giorno pensiamo di curare solo noi stessi, veniamo meno a quel sì. Non siamo uomini e donne di parola. Quante volte ci siamo ripromessi di fare determinate cose e altrettante volte siamo venuti meno. Davvero siamo tanti qua, molto mediocri,
molto superficiali. Non possiamo poi lamentarci di chi ci governa. Sono lo specchio di quello che siamo noi. Ma la cosa importante è che a volte noi siamo testardi. Oltre a essere mediocri e superficiali, siamo testardi. Così come quest'uomo che rifiuta di indossare l'abito donato dal re per fare onore e festa al figlio del re. Preferiamo rimanere con i nostri difetti, piuttosto che indossare l'abito nuovo della vita nuova, l'abito nuovo della storia vera con Dio. E così affolliamo le nostre chiese, ma sono davvero pochi quelli che vivono secondo il Vangelo. Penso anche a noi, noi vescovi, tanti vescovi, tanti preti, tante suore, tanti frati, ma forse sono davvero pochi quelli che vivono il loro sì d'amore fino in fondo. Ma la stessa cosa vale per le coppie di sposi. Quante coppie di sposi sono icona dell'amore di Dio fino in fondo. Dicono che Dio è amore. Ci aiuti, Signore, perché possiamo davvero essere coerenti col nostro sì e cercare di essere eletti oltre che chiamati. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Arrivederci. Thank you.